Ci siamo divertiti e un po' spaventati. Noi non immaginavamo tutta la risonanza che quel bacio poi di fatto ha causato. Quegli anni lì non sono gli anni di oggi, eh? Quegli anni lì erano gli anni dove noi facevamo fatica a trovare pompe funebri per seppellire i morti. C'era proprio un terrore. Io mi ricordo che la mia custode, quando io scendevo, puliva le scale con la varrichina, con la candeggina. Era ignoranza, e l'ignoranza genera paura. È nata dopo l'articolo di un titolo sul Mattino di Napoli, dove ancora una volta si affermava che l'HIV poteva essere trasmesso con un bacio, cosa che scientificamente non era possibile. E quindi eravamo al congresso di AIDS, ci siamo guardati e abbiamo detto, vabbè, ma come facciamo a farglielo capire, no? Cioè, prevaleva più il pregiudizio che non le evidenze scientifiche. E allora abbiamo deciso di adottare quella forma di comunicazione che gli altri avevano adottato, cioè la sensazione, il sensazionalismo. E quindi siamo andati dietro al palco bruttissimo, squallido, di questa sala congressuale. C'era un fotografo e abbiamo detto, guarda, vogliamo fare questa cosa, tu ci sei? E lui era anche molto sorpreso. E l'abbiamo anche rifatto due volte perché il fotografo era in ritardo, e quindi io e Fernando abbiamo anche fatto una strategia qualche giorno dopo, perché ricevevamo una serie di messaggini, lui dove gli chiedevano come stava, no? Convinti che io gli avessi trasmesso l'HIV. A me dicendo, ma perché l'hai fatto? La reazione, diciamo, istituzionale non c'è stata, perché era un bacio etero. E poi il governo poteva solo vergognarsi di aver spinto due stakeholder a fare un gesto perché loro erano incapaci di comunicare. E il tema è sempre la comunicazione sulle pandemie. Gay, deviati, tossicodipendenti, prostitute, tutte le persone con HIV potevano infettare a prescindere, andando a togliere tutte quelle che erano le evidenze scientifiche, per cui è il materiale biologico che trasmette il virus. La Fondazione nasce per far dialogare più mondi. Mettiamo insieme le varie posizioni differenti, i vari interessi, e poi proviamo a dare delle soluzioni. Non abbiamo la cultura della prevenzione in Italia. Non teniamo conto che la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili ha altri amici, la sifilide, la gonorrea, altri tipi di virus, no? Che a volte sono molto più invalidanti. Oh, Fernando non era un bell'uomo, ecco, uno dice, ci fosse stato Brad Pitt o Johnny Depp. In realtà era anche un po' di arrabbiatura, perché dovevo forzarmi a fare qualcosa che normalmente non avrei fatto. Io e Fernando ci abbracciavamo per affetto, ma per dare una risposta all'ignoranza, no? È un po' una violenza, cioè mi costringe a fare qualcosa che io non farei, quindi dopo ci siamo molto divertiti. Però al momento è, ma perché lo devo fare?